Padri nostri, non basterà una vita a custodire il dono ricevuto dai bei padri, provetti nel ben fare e nel buon dire, generosi di sé, con noi gran ladri. L'ascolto tutto d'occhi di roversi, del calmo luzzi il mite magistero, l'impeto di caproni ai caldi versi, di giudici il sorriso amaro e vero, di Romanò la grazia acuta e intensa, di Scalia l'orante filosofia, di Fortini la punta intelligenza e di Paioni l'alta semiologia, di Scataglini la neovolgare via, di Einaudi la più affettuosa insistenza, di Ingrao l'ardente e pensosa utopia e di Richter la critica lucenza e l'asciutta costanza di Cerati, di Loi la calorosa incandescenza, la tigna illuminata di Colombo contro il nuovo fascismo del profondo. Se pensi agli oggidiani letterati, riarde la brace della loro assenza, se fratelli maggiori i nostri padri son la rivoluzionaria presenza. Questo tempo d'atomica incombenza richiama all'impegno i giovani quadri, se il grande risico della violenza richiede azioni contro i nuovi ladri, non opere soltanto, ma coscienza di una svolta che grida la sua urgenza. Come sbottò Volponi per la via tra la prosa del mondo e la poesia, di Pasolini e di Officina al lampo, seguendo l'agrodolce e lungo canto.